Oggi vi vogliamo raccontare una storia incredibile, che ha fatto il giro del mondo e che ha commosso milioni di persone. Si tratta di un video virale, che mostra lo Spirito Santo che si manifesta come una colomba in Ucraina. Sì, avete capito bene, una colomba bianca, simbolo dello Spirito Santo, è apparsa in cielo durante una cerimonia religiosa, e ha sorvolato la testa di un bambino malato, guarendolo miracolosamente. Questa è la storia di Ivan, un bambino di 10 anni, affetto da una grave forma di leucemia, che ha ricevuto il dono della vita grazie all'intervento divino. Prima però, ti chiediamo solo una gentilezza, iscriviti e metti mi piace al video per aiutarci a divulgare i nostri messaggi di fede. Ivan è nato il 18 aprile 2013 a Odessa, una città portuale dell'Ucraina meridionale. È il figlio unico di Oleg e Natalia, due insegnanti di scuola elementare. Ivan è sempre stato un bambino allegro e vivace, amante dello sport e della musica. Il suo sogno era di diventare un calciatore professionista, come il suo idolo Andriy Shevchenko. A scuola era bravo in tutte le materie, ma soprattutto in matematica e in inglese. Aveva molti amici, con cui giocava e studiava. Era anche molto religioso, e frequentava assiduamente la chiesa con i suoi genitori. La sua vita è cambiata drasticamente nel dicembre 2022. Quando ha iniziato a sentirsi male. Aveva febbre alta, mal di testa, stanchezza e dolori alle ossa. I suoi genitori lo hanno portato dal medico, che gli ha fatto delle analisi del sangue. Il risultato è stato devastante: Ivan aveva la leucemia, una forma di cancro che colpisce le cellule del sangue. Il medico gli ha detto che doveva iniziare subito una terapia intensiva, a base di chemioterapia e radioterapia. Gli ha anche detto che aveva bisogno di un trapianto di midollo osseo, ma che era difficile trovare un donatore compatibile. Ivan ha affrontato la malattia con coraggio e speranza, ma anche con molta sofferenza. La terapia era molto dura e gli provocava nausea, vomito, perdita dei capelli e delle difese immunitarie. Ivan doveva stare spesso in ospedale, isolato dagli altri per evitare le infezioni. Non poteva più andare a scuola, né giocare con i suoi amici. La sua vita si era ridotta a una lotta continua contro il cancro. I suoi genitori erano disperati e impotenti. Non sapevano come aiutare il loro figlio, né come pagare le spese mediche. Avevano provato a cercare un donatore di midollo osseo tra i parenti e gli amici, ma senza successo. Avevano anche lanciato un appello sui social media, ma non avevano ricevuto alcuna risposta positiva. Avevano pregato Dio ogni giorno, chiedendogli di salvare il loro figlio, ma non avevano ricevuto alcun segno. Quel giorno, però, qualcosa di straordinario è accaduto. Mentre il patriarca Filarete stava benedicendo i fedeli con l'acqua santa, una colomba bianca è entrata nella cattedrale, volando verso l'altare. Tutti hanno alzato lo sguardo, meravigliati e curiosi. La colomba si è fermata sopra la testa del patriarca, che ha esclamato: "È lo Spirito Santo! È lo Spirito Santo che ci visita!" Poi la colomba ha ripreso il volo, dirigendosi verso la navata centrale. Ha sorvolato le teste dei presenti, fino a raggiungere Ivan, che era seduto in prima fila con i suoi genitori. La colomba si è posata delicatamente sulla sua spalla destra, e ha iniziato a emettere un lieve verso. Ivan ha sentito una sensazione di calore e di pace invaderlo. Ha guardato la colomba negli occhi, e ha avvertito una connessione profonda. Ha capito che era lo Spirito Santo, che era venuto a guarirlo. Ha sorriso, e ha detto: "Grazie.
La colomba ha risposto con un altro verso, poi si è alzata in volo e ha lasciato la cattedrale. Tutti i presenti sono rimasti sbalorditi da quello che avevano visto. Alcuni hanno pianto, altri hanno applaudito, altri hanno ringraziato Dio. Il patriarca Filarete ha dichiarato: "Questo è un miracolo. Dio ha mandato il suo Spirito Santo per guarire questo bambino. Questo è un segno della sua misericordia e del suo amore per noi." Ha invitato Ivan e i suoi genitori a salire sull'altare, per abbracciarli e benedirli. Il video della scena è stato ripreso da una telecamera installata nella cattedrale, e poi diffuso su internet. In poche ore è diventato virale, raggiungendo milioni di visualizzazioni e di condivisioni. Molti hanno commentato con parole di stupore e di gioia, esprimendo la loro fede e la loro gratitudine a Dio. Altri hanno espresso dubbi e critiche, sostenendo che si trattasse di una messa in scena o di un effetto speciale. Ma la verità è stata confermata dai fatti. Ivan è stato sottoposto a nuovi esami medici, che hanno rivelato che la sua leucemia era scomparsa. Non c'erano più tracce del cancro nel suo sangue. Era guarito completamente, senza alcuna spiegazione scientifica. I medici hanno ammesso di essere di fronte a un caso unico e inspiegabile. Hanno definito la guarigione di Ivan come una remissione spontanea, un fenomeno rarissimo e misterioso. Ivan e la sua famiglia hanno ringraziato Dio per il miracolo, e hanno testimoniato la loro esperienza in diverse interviste e trasmissioni televisive. Hanno raccontato di aver sentito la presenza dello Spirito Santo, e di aver ricevuto il suo dono. Hanno detto di essere felici e di voler dedicare la loro vita al servizio di Dio e degli altri. Hanno anche invitato tutti a credere e a pregare, perché Dio è sempre con noi e ci ascolta. Questa è la storia di Ivan, il bambino guarito dallo Spirito Santo. Una storia sconvolgente, toccante e emozionante, che ci fa riflettere sul potere della fede e sull'amore di Dio. Una storia che ci ricorda che nulla è impossibile per Dio, e che Egli opera ancora oggi dei miracoli tra noi. Una storia che ci sprona a cercare lo Spirito Santo nella nostra vita, e a lasciarci guidare da Lui. Grazie per aver seguito il nostro video. Se vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al nostro canale. Se avete dei commenti o delle domande, scriveteli qui sotto. Vi aspettiamo al prossimo video, dove parleremo di un altro argomento interessante e importante per la nostra fede. Che Dio vi benedica. Ciao.